Bentornati su You Capital 24, grazie per essere ancora con noi nel nostro pomeriggio. Sono le 17.30 e si conclude anche questa seconda giornata per quanto riguarda le contrattazioni dei mercati azionari del vecchio continente, quindi europei. Andiamo subito a vedere insieme le chiusure di giornata, che vi anticipo sono state quasi tutte negative, nonostante l'indice al prezzo al consumo europeo sia risultato per la prima volta sotto il target della Banca Centrale Europea, che ricordo essere del 2% simmetrico. Il dato uscito che riguarda il mese di settembre ha registrato un'inflazione all'1,8%. Nonostante questo, i mercati azionari, come dicevo, hanno registrato un segno rosso predominante. Il nostro indice italiano, il FTSE MIB, ha perso l'1,05%, 33.766 punti. Anche il DAX lascia sul terreno lo 0,65% e si porta quindi a 19.200 punti. Parigi, meno 0,96% in chiusura, il punteggio quindi scende a 7.562 punti, mentre l'Ibex spagnolo lascia sul terreno l'1,83%, la piazza peggiore quest'oggi, 11.659 punti, mentre Londra è l'unica piazza che chiude con una leggera con un leggero guadagno, con una leggera positività, 0,49%, 8.277 punti. Concludiamo con l'Eurostock, che si accoda agli altri listini in negativo e chiude il ribasso dello 0,99%, quindi quasi un punto percentuale, con un punteggio che scende a 4.950 punti. Andiamo adesso in America, dove la giornata è invece ancora in corso. Ricordo che Wall Street è aperto alle 15.30, quindi siamo arrivati a 2 ore dall'apertura di questa giornata. Al momento tutti e tre i principali indici sono in rosso. Partiamo dall'S&P 500, che perde l'1% secco, 5.705 punti. Andiamo al Dow Jones, che lascia sul terreno lo 0,39%, a quota 42.165 punti, e concludiamo con il Nasdaq, l'indice dei tecnologici, che scende dello 1,59%, quindi l'indice peggiore in questo momento, 19.729 punti. Concludiamo il nostro aggiornamento delle 5:30 andando a vedere anche il prezzo del petrolio, perché è in fortissimo rialzo dopo una prima parte di giornata che l'ha visto anche in negativo, proprio nella primissima parte dopo le 9. Al momento, come dicevo, il rialzo di prezzo di più di 4 punti percentuali sia sul Brent che per il WTI. Le prime analisi degli esperti giustificano questo rialzo improvviso del pomeriggio del prezzo del petrolio all'aumentare delle tensioni geopolitiche annunciate nelle ultime ore. Come dicevo, 4,33% di rialzo del prezzo per il WTI, che arriva a 71,19 dollari al barile, e 4,02, quindi speculare, per il Brent, che sale quindi a 74,55 dollari. Oro in rialzo dell'1,15%, un movimento che però è stato registrato per l'arco più o meno di tutta la giornata, 2.664 dollari l'oncia. Concludiamo con lo spread BTP Bund in risalita a 133 punti, con il decennale italiano dal rendimento annuo in discesa del 3,37% e quello tedesco al 2,04%, anch'esso con un rendimento in discesa rispetto ai valori della vigilia. Per ora è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi su You Capital 24 e restate però sul nostro canale, perché torniamo tra pochissimo.